L'ultimo tipo di dilatazione che andiamo a vedere, da togliamo il preview che non mi piace, di dilatazione è invece la dilatazione dei gas. Vedete nel libro il paragrafo sulla dilatazione è solo questo, non è una prima parte. Lo faccio vedere, qua poi c'è la parte CLIL project, quindi in inglese. Uno dice, scusa, perché abbiamo visto le dilatazioni dei corpi addirittura tre tipi, no? Dilatazione lineare, superficiale e volumica. Dilatazione dei liquidi, eppure lì c'è la legge, la formula, quella che sta poco più sopra. Vedete, V uguale V0, 1 più alfa delta T. Perché per i gas non c'è nessuna formula? Cioè, è una domanda legittima, beh, questo è uno dei perché per cui sappiamo rispondere. Non è che tutti perché non lo sappiamo fare. Dobbiamo ricordare come sono fatti i gas. Anche qui una cosa, ragazzi, lo so, forse è stato, diciamo, vabbè, non è errato, perché chiaramente parliamo di gas, ma avrei dovuto mettere lì nel titolo dilatazione degli aeriformi, perché il gas che sta nel vostro accendino compresso è allo stato liquido, va bene? E quindi soddisfa, quello, vabbè, quando esce però è di nuovo aeriforme, cioè nelle tubature scorre allo stato liquido, poi quando esce dal fornello però è di nuovo aeriforme. Qui stiamo parlando che non c'è nessuna legge, nessuna formula per gli aeriformi, chiaro? Perché se è allo stato liquido soddisfa le leggi dei liquidi, quindi a tutti gli effetti. Dicevo, i gas, quindi in particolare gli aeriformi, quindi quando stanno in quello stato della materia, che caratteristiche hanno? Prima cosa, non hanno una forma propria, ma questa è una caratteristica anche dei liquidi, no? I liquidi, io ho 30 centimetri cubici di acqua o di qualunque altro liquido, lo metto in 10 recipienti diversi, va bene? Che cosa farà? Assumerà la forma di ciascuno di quei 10 recipienti, però il volume di quel liquido comunque è sempre lo stesso. Il gas invece, l'aeriforme, beh, qui poi differisce dai liquidi. Perché differisce? Perché quando quell'aeriforme sta in un determinato contenitore, quindi può assumere un determinato volume, cercherà di assumerlo tutto. Un esempio semplice, prendo l'accendino, lo so, lo svuoteremmo inutilmente, e apro solo la levetta per far uscire il gas. Beh, quelle poche molecole di gas che stanno uscendo, ragazzi, se sta porta, finestre, tutto chiuso, tenderebbe a espandersi in tutto l'ambiente dove si trova, in tutta la stanza. Chiudete un attimino la porta. Sì, poi vabbè, parleremo di sta cosa. Tant'è vero sta cosa, per esempio, che se nel fornello di casa, no, esce un po' lì, in realtà il gas è inodore, sappiatela sta cosa. È stato aggiunto un additivo chimico proprio per dargli inodore, perché il gas, se non ci accorgessimo, sarebbero guai. Beh, quindi noi, quella che sentiamo o chiamiamo puzza di gas, in realtà è di quell'additivo chimico. Però diciamo che è l'odore del gas, per semplicità. Quando noi ci troviamo in cucina, nella stanza, anzi a volte pure in altre stanze, se noi apriamo il fornelletto per pochi secondi, ragazzi, in tutta la casa sentiremo puzza di gas, di quell'additivo. Perché? Perché quel gas che sta uscendo si è espanso in tutte le direzioni, in tutti gli ambienti. Lui, quando trova, che ne so, 300 metri cubici di volume disponibile, prova ad espandersi dappertutto. Quindi quando lo apriamo nell'aria aperta, anche fuori, lui tenta di espandersi in tutta l'aria che c'è sulla terra. Chiaramente poi non è che riusciamo a far sentire l'odore del nostro accendino dovunque, perché le molecole di gas sono talmente poche e si iniziano a mescolare con le altre molecole dell'aria, no, ossigeno, che quindi lì non si sente, ma in un ambiente chiuso sì, va bene?
Quindi, per dire, questa caratteristica degli aeriformi, cioè di non avere volume proprio, ma di adeguarsi al volume del contenitore che dove sta, o se non ha contenitore, in tutta l'aria, cioè si espande dovunque, fa in maniera che, scusate, se anche vo avessimo voluto ipotizzare una formula di questo tipo, che volume ci metto là come V0? Il volume di quel gas a 0 gradi. Quando io faccio un esperimento con un contenitore, un altro più grande, un altro più piccolo, cioè il gas contenuto, la quantità di molecole di gas contenuto sarebbe la stessa, ma cambierebbe il volume se cambiassimo per 10-100 volte contenitore, non vi pare? Quindi nel fare gli esperimenti avremmo difficoltà a capire quanto cavolo di gas c'è là dentro. Va bene? Però non è tutto perduto. Nel senso che non è che solo perché i gas si espandono in tutto il volume del contenitore rinunciamo totalmente a studiarli. Noi vedremo nei prossimi capitoli con anzi tre leggi famose, la legge di Boyle e le due leggi di Gay-Lussac, dove parleremo proprio di che cosa succede quando un gas viene fornito calore, quindi l'aumento di pressione, tutte queste cose, ovviamente anche di temperatura, e quindi andremo a studiare quei fenomeni. Va bene? Quindi è un argomento che vedremo a parte con le leggi, non a caso, sui gas. Ok? Però così, come dire, in un naturale, proseguo delle leggi dei solidi, dei liquidi e quindi degli aeriformi, a questo punto non siamo in grado di tirar fuori nessuna formula. Chiaro? Ecco il motivo per cui il paragrafetto è, come potete vedere, solo senza formule, quindi lì stanno riassunte un po' le cose di cui sto parlando adesso.